the Chicago Theater is proud to announce a first. The first time anywhere there's been an act of this nature. Not only one little lady, but two. Read about them in the papers, and now here they are, Chicago's own killer dealers, those scintillating sinners, Roxy Hart and Velma Kelly. You can like the life you're living. You can live the life you like. You can even marry Harry, but mess around with Ike, and that's good. Isn't it grand? Isn't it great? Isn't it swell? Isn't it fun? Isn't it? But nothing stays. In 50 years or so, it's gonna change, you know. But all is given. Now what? Okay, you babes of jazz, let's pick up the pace. Let's make the parties long. Raffaella, sali sul palco per prenderti un meritato applauso che prego il nostro pubblico di regalarti. Vorrei presentare questa bravissima ballerina che ci ha lietato con la sua arte, Raffaella Furno. Raffaella, tu sei d'Imperia? Sono d'Imperia. Senti, ma qui il pubblico ti ha visto ballare molto bene. Dove ti può trovare se ti cercasse? Qui a Imperia insegno all'Accademia de Baile. Cristina Zanello, via Felice Musso 11. Un applauso ancora alla nostra splendida ballerina. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Molti di voi la riconosceranno per come la protagonista di 100 vetrine. Quanti anni hai fatto? Ho fatto 8 anni. 8 anni. Una soap operaia. Una soap operaia, ecco. Io e lei ci siamo conosciuti tanti anni fa al Teatro della Tosse di Genova, dove abbiamo fatto una tournée divertendoci come pazzi. Eravamo giovani e scapestrati. Poi ognuno ha fatto la propria strada, ci siamo rincontrati perché a breve dovremmo fare uno spettacolo di teatro insieme. E poi io ho scoperto che lei ha una passione per cui probabilmente molti di voi, che magari non guardano le soap opera, la conoscono meglio di me, che è la vela. È la vela, sì, faccio video YouTube. Fra l'altro 2 anni fa sono venuta qua a Imperia, ci sono stata moltissimo tempo perché ho avuto un'avaria al motore.
ti è andata bene, poteva venire, poteva avere la varia in molto alto mare, bene. Invece. Perché mi è successo poco prima di uscire dal porto, mi sono venuti a salvare. E quindi ti sei goduta la vacanza nella nostra città, che compie 100 anni, 10 giorni, pensa. Allora, noi abbiamo iniziato lo spettacolo con un balletto Charleston, proprio per dare una connotazione specifica ai 100 anni della nostra città, cioè 100 anni fa nasceva Imperia. Questo non significa che prima non ci fosse Imperia e con una bacchetta magica si è creata, semplicemente il nome della città di Imperia nasce esattamente 100 anni fa, mi pare i primi di ottobre. Che vorrei ringraziare e sono la Boutique Aimo di Imperia e Enzo Saglietto e Silvia che sono i coiffeur di Imperia, per cui hanno anche l'applauso, mi raccomando, fatelo bello generoso, su, non vi sprecate le mani. Hanno fatto anche i miei capelli, cosa non da poco, perché io ho sempre i capelli da pazza, invece stasera e stando sono in barca naturalmente. Sì, invece senti, stasera. Senti, ma questi brani mi hanno ricordato un po' la mondanità della città. Io ho vissuto per tanti anni a Roma e mi ricordo che purtroppo, voglio dire, è inevitabile, la vanità della metropoli ti porta a frequentare anche occasioni mondane, no? Io sono milanese, proprio ero bambina negli anni Ottanta, oddio, negli anni Ottanta mi andavo a Milano da bere. Anch'io, ma tu sei rimasta bambina, non si dice l'età di una donna, no, tu sei ancora una bambina.
Beh, insomma, la mondanità era un pochino quell'occasione in cui si sfoggiavano i vestiti e anche i poveri, o comunque non necessariamente le autorità o le persone importanti, davano il meglio di sé. Ecco, diciamo che abbiamo voluto ricreare questo clima, questa atmosfera, con questi costumi, questi vestiti, che hanno danno un'aria di altri tempi, pur essendo abiti moderni, perché ricordiamoci che la boutique Haimo veste oggi, ma con quel gusto classico, quello stile un po' elegante, e la stessa cosa hanno fatto i nostri parrucchieri con le acconciature, creando un'aria di altri tempi, di cui forse oggi ci sarebbe bisogno. Marrete, una gompuliella camisiera izzata, passi scampagnando per tulete, con meno guappo te fa guardare. Fa l'americano, americano, americano, senta me chi tu fa, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato, tu abballi un rock and roll, tu giochi un baseball, ma sorte vecchia a me, chi te li dà, la borsetta di mamma, tu vuoi fa l'americano. Una casettina in periferia,
tale quale come te, se potessi avere mille lire al mese, fare tante spese, comprerei fra tante cose quelle belle che vuoi tu.
Abbiamo detto che tu sei una bravissima velista. No, bravissima no, io sono una velista del lunedì, diciamo, invece che della domenica. Beh, però io ti ho chiamato quest'estate, eri sempre in viaggio, sono in Grecia, sono di qua. E la cosa interessante è che la nostra Marianna viaggia in solitaria. Vorrei che tu mi raccontassi qualcosa della tua esperienza di marinaia. Non proprio in solitaria, a dir la verità, viaggio con un gatto, un meraviglioso ragdoll grande come un cane, dolcissimo. E niente, quando poi è finita Cento Vetrine, facevo questa soap opera, sono partita così all'avventura e ho fatto un giro d'Italia, così, senza, non ero mai neanche mai andata al paesino accanto da sola. Ma tu avevi già esperienze di vela? No, non avevo esperienze di vela. Io mi sono avvicinata alla vela già da grande, insomma, no? Hai cominciato, dopo Cento Vetrine sei salita in barca e hai cominciato a navigare? Ho fatto le varie scuole, eccetera, eccetera, il sabato, la domenica. Ma raccontami un po', quando è che sei venuta qua? Perché tu mi hai detto di aver regattato anche alle vele d'epoca. Parliamo di questa cosa. Allora, su barche di altri, ho fatto qualche regata così, come peso morto. Ricordaci qualche... No, io sono venuta qua in Tria 2 anni fa, sono partita dalle Grazie alla Spezia per raccontare un po' i porti nel mio canale YouTube e sono arrivata anche qua a Imperia, che ho scoperto per la prima volta alla veneranda età che sono 2 città in una, non lo sapevo, non ne avevo idea, e quindi sono rimasta qui. Assonautica mi ha accolto alla grande e ho imparato a conoscere questa città davvero molto bella. Come dicevamo ieri, le città di mare in realtà si vedono solo dal mare. Noi abbiamo dei moli che ti possono dare un'idea di come sia la nostra città. In effetti, quando tu vuoi vedere Imperia, ti fai una bella passeggiata sul molo e hai questa meravigliosa vista delle nostre colline. E come diceva mio papà, è scarsa lingua di terra che orla il mare, la Liguria, che è in realtà una poesia. È proprio la Liguria è schiacciata tra montagne e acqua, infatti chi vuole fare un bagno da noi ha poco spazio, non ci sono quelle lunghe spiagge che ci sono ad esempio in Toscana o in Sardegna o nel Lazio. Guarda che guardare la terra dal mare cambia completamente il punto di vista. Si fa un viaggio anche interiore, è come se ci fosse uno specchio, no? E guardi la terra come se fosse uno specchio e ti vedi e ti conosci meglio, soprattutto se vai in solitaria. E la Liguria rispetto ai panorami, tu hai fatto anche un giro intorno alla Liguria, mi hai detto. Sì, ho fatto andata, ritorno più volte, fino a 20 miglia. Poi. Ma hai bordesato e cabotato oppure hai tagliato per il mare aperto? Allora, c'è questa, il mare aperto, sì, in realtà la parte più difficile è stare vicino a riva, perché è la terra che ti fa affondare. Il mare aperto non succede niente. È incredibile come la terra in mare sia più pericolosa del mare, sì. Che è una cosa che noi non ci aspettiamo. Noi vediamo il mare come un pericolo, noi terricoli. No, ma giustamente bisogna essere rispettosi. Sì, molto, moltissimo. Ti sei spaventata qualche volta a bordo? Quasi tutti i giorni. Ah, bene. Ma perché io sono sensibile, mi faccio impressionare dalla vela che sbatte, dico, oddio, che è? Poi non è niente, però... Voi l'avreste mai detto che il tuo personaggio in Cento Vetrine, come si chiama? Una cattiva, Carol Grimani. La riconoscete in una cattiva questa ragazza? Sì. Sì o no? Sono cattivissima. Ora che la conoscete, allora fate un applauso a Marianna. Grazie. Che ho riscoperto come una simpaticissima collega. Senti, ma adesso noi dobbiamo parlare del tema del viaggio, perché ho introdotto questo argomento perché è un po' per tutti noi la vita un viaggio, no? La metafora della vita è il viaggio, ma ognuno fa un piccolo viaggio, un piccolo percorso, sia che sia in mare, sia che sia in terra. Noi attori viaggiamo sempre. E allora l'ultimo tema, diciamo, della nostra sfilata è proprio il viaggio, le partenze, i luoghi dove tornare e non tornare, come diceva Italo Calvino, il nostro conterraneo. Vedete come la Liguria ci regala tante cose importanti a cui ricollegarci. E credo che sia la cosa che distingue noi Liguri, che alla fine
noi la, un po' la odiamo la nostra terra perché ci fa arrabbiare, però la amiamo così profondamente, di un amore così viscerale, che non ce ne riusciamo a liberare. E allora, proprio per parlare di viaggio, ti dico, via, dai, vieni via con me. Andiamo via. Thank you.
Siamo arrivati al finale, sulle note di queste meravigliose canzoni che ci hanno portato in un'altra epoca. Allora, noi abbiamo intitolato questa serata Miss Eleganza Vele d'Epoca, per una ragione particolare, perché volevamo legare il nome della città di Imperia, l'evento così importante, questo evento internazionale, che sono le Vele d'Epoca, che dà una grande risonanza alla nostra bella città e che sicuramente la cultura, lo spettacolo, il turismo, le manifestazioni sono sicuramente una delle cose più importanti per città come Imperia. E quindi abbiamo voluto intitolare ad una ragazza ligure legare il nome della nostra città e di questa splendida manifestazione che ha ormai quasi 40 anni, se non vado errato. Abbiamo scelto quindi tra le candidate di Miss Italia e naturalmente non potevamo far partecipare a questa selezione delle candidate che sono attualmente in gara perché il regolamento di Miss Italia lo preclude. Quindi abbiamo pensato di scegliere una cittadina ligure che è arrivata in finale l'anno scorso a Miss Italia. Quindi abbiamo voluto intitolare Miss Eleganza Vele d'Epoca Imperia ad una ragazza comunque ligure che porta alto il nome della nostra bella Liguria. Prima però di iniziare questa piccola premiazione io vorrei ricordare quali sono stati gli abiti che le nostre modelle hanno indossato della boutique Aimo: Mali Parmi, Peteré, Harmote Blain e Lucky Lou. Questi sono i vestiti che le nostre e i nostri modelli hanno indossato. Ringrazio ancora la boutique Aimo e ringrazio il nostro altro sponsor tecnico che è Enzo e Silvia Saglietto Coiffeur, per i quali vi chiedo un applauso. Naturalmente il mio ringraziamento va alla città di Imperia, al nostro sindaco, al comune, a tutto lo staff del comune, all'assessore alle manifestazioni e alla cultura Marcella Roggero, che è stata una compagna di lavoro molto solerte e sollecita, al presidente di Assonautica, che saluto, e a tutto lo staff di Assonautica e delle Vele d'Epoca che ci ha permesso di essere qui. Pensate che questa manifestazione si organizza di anno in anno. Quello che noi consumiamo in poco meno di una settimana è frutto di un lavoro molto intenso di un gruppo di persone che si riunisce già subito dopo le Vele d'Epoca per cominciare a pensare all'anno dopo. Per loro vi chiedo un altro applauso. Bene, adesso io vorrei che salisse sul palco la nostra premiata e vorrei che la chiamassi tu, la nostra Vittoria Baghino, visto che sei una donna. Certo, sì, giusto. Vittoria Baghino! Bellissima. Visto che ho parlato sempre io, vorrei che la intervistassi tu. Mi faccio da parte, vi lascio il palco. Va bene. Di dove sei? Ligure, ma esattamente di dove? Allora, io sono di Genova. Sì, Genova.
Genova, mio nonno era di Genova, abbiamo qualcosa in comune. Allora, tu che cosa fai nella vita? Studi? Allora, io sto frequentando, devo frequentare il secondo anno di giurisprudenza all'Università di Genova, appunto, e come passione adesso è diventato anche un lavoro da quest'anno. Dopo l'esperienza stupenda di Miss Italia ho iniziato a lavorare in TV, in una televisione regionale, e per me è sempre bellissimo poter parlare di tutto questo, parlare di Miss Italia e di quello che ha rappresentato per me questo concorso. Volevo sapere, ma questa è la prima volta che vieni in Italia o ci sei già stata? Che io mi ricordi, la prima volta. Hai avuto tempo di visitarla? No, oggi abbiamo fatto tantissime prove, siamo state nel backstage, quindi no, non ho avuto, però sicuramente tornerò, mi sembra una città stupenda. Ecco, magari passa qui questa notte e vai a vedere la città vecchia che è bellissima, le barche d'epoca sono meravigliose, ti consiglio anche dopo col buio, le lucine accese sono bellissime, ti consiglio di andare a vederle. Grazie. Adesso io... per conferire in questo, prego, prego, se lo merita tutto, fatelo, siate generosi. Abbiamo una bellezza locale, prego di salire sul palco la nostra bellissima Elisa, che ti porta il premio Miss Eleganza Vele d'Epoca 2023. Bene, adesso io vorrei chiamare insieme a me sul palco Paola Serra, che ha curato le coreografie. Non c'è? Non se l'aspettava. Fatele un applauso, così si avvicina. È stata bravissima, oggi ha coordinato queste ragazze che sono state catapultate in un'epoca diversa. Vorrei chiamare i nostri sponsor tecnici, la boutique Aimo al completo. E lo staff di Enzo e Silvia Saglietto Coiffeur. Abbiamo ancora la nostra ballerina? C'è ancora? Forse doveva partire. Vabbè. Ora vorrei chiedere alle nostre ragazze e ai ragazzi di salire sul palco insieme a noi per fare una foto di rito. Prego ragazzi, salite sul palco. Ancora un applauso per questi bellissimi e bravissimi ragazzi. Un particolare ringraziamento allo staff tecnico che ha curato le musiche e al nostro pianista Alberto Garassino, last but not least, che ci ha lietato con queste musiche di altri tempi. Bene, allargatevi e facciamoci vedere tutti quanti insieme. Venite avanti. Bene. La serata è finita, spero che vi siate divertiti. Ciao a tutti, all'anno prossimo!